a voi, anche a voi, Tiziana Colusso, scrittrice, poetessa, giramondo fondamentalmente, vagabonda, ha scritto il primo libro sulle case degli scrittori. Sono luoghi di pensiero, di ricreazione, di comunità, e poi ha scritto questa ricerca sulle residenze creative in Europa, e abbiamo avuto anche noi l'onore come Casa degli Artisti di essere inclusi in quelle italiane, e quindi ci racconta un po' così questa sua ricerca, che è durata anni, perché comincia, no, dalla Grecia, mi sembra che forse fu il primo momento, dalla Svezia, e poi insomma prosegue, ed è carino perché non è un saggio, è intervallato dalle sue riflessioni quando è andato in questi posti fantastici, castelli, chiese, case pazzesche, eccetera eccetera, e si affianca poi subito dopo Diego Mencaroni, che viene da qua vicino, da Umbertide. Dovete sapere che a Civitella Ranieri c'è un castello meraviglioso, e in questo castello ci sono i richiedenti asilo intellettuali che hanno il tempo per pensare, per scrivere, per riflettere, e lontano dai loro paesi in guerra. Questa è una strada che anche noi come Casa degli Artisti, con Diego ne abbiamo parlato, e anche con Tiziano, vorremmo percorrere per ospitare qualche richiedente asilo intellettuale. Vedremo nel prossimo anno come possiamo fare. La situazione italiana è molto ingarbugliata, perlomeno quella pubblica, mentre quella privata, Fondazione Rockefeller e l'altra fondazione che non mi ricordo, Bogliasco, lo fa già, e sono privati. Noi ci piacerebbe cercare di percorrere la strada pubblica, vediamo. Certo, con Angelino Alfano c'è pochi rapporti, ma insomma vedremo. C'è anche il pen club, soprattutto, e c'è anche il pen club, fanno queste cose sulla, sì, le città d'asilo, non ne parlano nel libro. Siccome tanto non riusciamo a far funzionare, mi sono portato dietro un po' di brochure, non ce l'ho per tutti, comunque ve le passate. Ecco, così, qua vicino. Quindi adesso intanto cominciamo la conversazione con Tiziana Colusso. Grazie. Questo libro come nasce? Vabbè, io come in quel periodo del 2005, a parte i miei, diciamo, interessi personali di comparatista, di formazione, e di scrittrice di poesia e di prosa in proprio, avevo un incarico istituzionale come responsabile esteri del sindacato scrittori, e in questa veste ero andata come delegata presso lo European Writers Council al congresso, ed ero stata scelta per questo board biennale, poi in realtà è stata rinnovata 3 volte, quindi totale per 6 anni, ho partecipato alla vita, alle riunioni di questo organismo europeo, che è molto interessante, di cui gli autori italiani non sanno niente in genere, e proprio si stupiscono dell'esistenza, ed è appunto questa federazione che riunisce tutte le associazioni di scrittori in Europa. Alcune sono veramente molto belle e prestigiose, c'è la Société des Gens de Lettres, antichissima, fatta poi a Parigi, ha una sede nella casa Balzac, cioè l'Hôtel de Massat, e cioè il Writers Guild, ci sono molte le unioni scrittori dei paesi ex sovietici, perché era un punto, diciamo, di stabilizzazione, diciamo, sia nel bene che nel male della cultura, avere le unioni scrittori dove tutti erano iscritti, erano un po' anche sotto controllo, ma anche aiutati, cioè sempre con il reverse di ogni situazione, perché si dice, ah, l'unione dei scrittori, allora chi ne faceva parte però era un po' controllato, sì, era un po' controllato, ma anche un po' aiutato. Dio buono, perché io sono stata in Romania, in questa meravigliosa, dico solo che è la riproduzione di una villa del Palladio, in piena Bucarest, io sono rimasta così, dove loro hanno anche un casino, cioè Romania è notevole la cosa, hanno un casino, e con i proventi del casino sostengono gli scrittori, già una cosa che per noi è assolutamente impensabile, e dove hanno fatto anche una riunione, un congresso degli scrittori europei dentro questo casino.
E quindi sì, è vero, c'era una forma anche di controllo dovuto alle caratteristiche dei paesi sovietici, però c'era anche il fatto che gli autori avevano le borse di sostegno, le borse qui, le borse là, le dace, e, cioè, e fra le varie cose avevano queste dace estive, cioè queste case statali, gratuite. In Estonia ce n'è una enorme che io non ho visto, per esempio, perché non sono riuscita a vederle tutte. E appunto, nonostante Adriana dice soprattutto una giroga, magari in realtà invece io ho anche dei banalissimi incarichi d'ufficio a Roma che mi tengono così, però in realtà appunto in Estonia per esempio c'è questa cosa che ancora funziona molto bene, e dove gli scrittori, le scrittrici vanno con le famiglie d'estate, cioè perché lì non è che uno aveva la villa al mare o lo chalet in montagna, cioè lo Stato metteva a disposizione il posto dove fare la villeggiatura anche con i figli, la moglie eccetera. Alcune volte, altre volte invece è meno familiare la cosa, però ecco, ci sono tutti i paesi dell'est, ne ho visitate parecchie, quella della Lettonia è molto bella, sono stata due volte a Visby sulla costa del Baltico, un posto molto bello dove poi fanno un festival alla fine dell'estate, stampano un'antologia degli autori presenti con i... Insomma, hanno tradotto alcuni dei miei testi in poesia in lettone, poi hanno stampato tutto in lettone i testi degli autori, cioè sono sostenuti dallo Stato, quindi insomma una cosa molto sobria, non di credere che siano cose lussuose, però ecco, cioè, lo Stato si impegna a fargli queste cose e quindi a sostenere anche la traduzione, la stampa e così via. Poi ci sono anche posti molto lussuosi, uno di questi è in Danimarca, visitato, che finora devo dire è il top tra quelli che ho visto, perché è un maniero del Settecento che per una serie di traversie è finito allo Stato, dove vengono ospitati in base ad un application form, c'è stata una domanda e poi ti scelgono o non ti scelgono, se ti scelgono basta il progetto eccetera, ti pagano il viaggio, ospitano, anche lì c'è un festival. Ho avuto un italianista dell'Università di Copenaghen che ha lavorato su un mio testo, abbiamo lavorato per una settimana insieme vicini vicini per tradurre in danese un mio testo, e anche tutto a spese di questa struttura dove ero ospite. Poi ci sono altri un po' più, poi c'è un monastero in Francia, il monastero de Saorge, che era un ex monastero benedettino, dove sotto le celle sono degli scrittori, insomma c'era uno in Irlanda dove sono stata adesso, sono tornata da poco, che anche questo è un bellissimo possedimento, un maniero nella campagna irlandese al confine tra le due Irlande, e la cosa caratteristica è che è stato... Prima era del più famoso drammaturgo irlandese, Tarón Gradry. Alla sua morte, essendo senza eredi diretti, ha deciso di fare un lascito allo Stato di questa struttura, una tenuta meravigliosa con annessi cottage, insomma, un lago, una cosa smisurata. E proprio con la precisa clausola testamentaria che fosse destinata a ospitare gli scrittori. In più, siccome ovviamente fare la manutenzione di un posto del genere è anche molto costoso, perché soltanto i parquet di legno antico, insomma, vanno ogni anno rimessi a nuovo eccetera, loro hanno il sostegno del Council of Art, e la cosa anche molto interessante è che ce l'hanno di tutte e due le Irlande, cioè sia della Repubblica Irlandese che dell'Irlanda del Nord, che fa parte degli United Kingdom, e questo è un risultato molto interessante dal punto di vista del dialogo anche insomma fra diversi paesi eccetera, perché lì si ritrovano scrittori, ma non solo, lì anche per gli artisti c'erano musicisti, c'erano pittori, danzatori eccetera, di tutte e due le parti dell'Irlanda. Allora questo durante il periodo dei Troubles degli anni 80, insomma, dove si tiravano le bombe, è stato importante che gli artisti avessero un luogo che fosse per entrambe, per tutti gli irlandesi e non solo, perché hanno ospitato anche me quest'estate. Ecco, questo per dire che è un campo veramente molto affascinante. Dal 2006, dove sono andata per la prima volta in Svezia, a Ventspils, su un'isola dove c'è questa una residenza di scrittori,
In questo caso semplicissima, era, sai cosa, Andreina? Una scuola, mi hanno spiegato, perché per la, dal punto di vista religioso bisogna fare un'opera buona, no? Da quelle parti, i protestanti ci bisogna fare. Allora hanno costruito una scuola femminile per le bambine povere. Poi adesso è in disuso perché era una cosa, diciamo, di fine 800, cioè un edificio semplicissimo a due piani che è stato trasformato in una casa degli scrittori. Quindi non sempre sono castelli, non se, possono essere castelli o monasteri o appunto un'ex scuola per far studiare le bambine povere, eccetera. Quindi ce n'è di tutti i tipi. Appunto da quel momento, dal 2006, mi sono appassionata di questo argomento, anche perché ho notato che i miei colleghi scrittori ne sapevano pochissimo, cioè si stupivano, poi lo racconto nell'introduzione, non solo, si stupivano anche di come uno potesse ottenere il soggiorno, perché siccome noi abbiamo questa mentalità che la mafia non è quella roba lì con la lupara e il cappello, la mafia è quella mentalità in base alla quale mi hanno chiesto: ma tu come hai fatto ad avere, a essere accettata in residenza? Io ho detto: ho mandato la application form. C'è una domanda, come la famosa, come si fa, no? Esatto. La famosa barzelletta di San Gennaro, fammi vincere la lotteria, sì, ma tu accattati un biglietto, no? È così. Più o meno il discorso è questo, cioè, ho mandato l'application form in inglese, cioè in inglese, certo, mandare la residenza europea, se non sai l'inglese, vabbè, lascia perdere, insomma, anche perché sennò diventa proprio difficile chiedere il caffè. Quindi questo, fai una domanda, mandi un progetto di ricerca e vieni accettato. Quindi questo già per gli italiani è una cosa difficilissima da capire. Questa è una difficoltà degli artisti scritti italiani, non sanno l'inglese, ma al di là di questo, il fatto che io dici tu perché avevi un incarico, no, anzi non lo mettevo nemmeno, perché alcune volte se uno dice un incarico istituzionale europeo, dicono vabbè, allora non avevo bisogno di andare a casa di scrittori, invece non era così, mi ero un incarico semi volontario. Quindi alla fine ho deciso di scrivere questo libro proprio in italiano, e quindi viene anche sottolineato dall'onorevole Costa, che era presidente della Commissione Cultura dell'Europa, che è il primo libro in lingua italiana che tratta di questi argomenti. Ed è molto importante che sia in lingua italiana, non solo perché io sono un autore di lingua italiana, e purtroppo devo dire, perché ogni volta che muovo un passo oltre frontiera devo essere tradotta, vabbè. Purtroppo gli scrittori di lingua inglese possono viaggiare dall'India all'Australia, è così. Ma ci tenevo proprio perché in inglese e in francese esiste qualcosa, non tantissimo, esistono, alla fine del libro ne parlo, esistono dei siti, esiste una pubblicazione cartacea di lingua inglese e francese non più aggiornata, che è del 2003, e anche molto tecnica, mentre io, essendo soprattutto una scrittrice, non una, diciamo, autrice di reference book, ho scelto di fare un libro letterario, come sottolineava anche Andreina, cioè in questo libro ci sono i miei reportage di viaggio, le mie note di viaggio, ci sono poesie, una poesia ispirata appunto dalla residenza in Lettonia, ci sono racconti e ci sono anche, ho voluto 27 testimonianze diverse oltre la mia per fare un libro corale, testimonianze che sono di autori, autrici e che sono anche di responsabili di strutture. Infatti c'è Andreina, c'è Stella Arnaud, la responsabile del Monastero de Soage, c'è la responsabile Adrienne Nisé di Passaporta a Bruxelles, che è anche un luogo molto prestigioso, e così via. Quindi si compone questo mosaico fatto di informazioni utili, cioè le mail, come arrivare, il sito, il telefono, eccetera, ma anche di esperienze di viaggio, mie o altrui. Quindi è un libro un po' complesso. È un libro anche che, come un bambino, ha bisogno di crescere, nel senso che man mano che ci sono degli aggiornamenti, degli update, eccetera,
diventa un po' difficile immaginare di ristampare un volume del genere ogni anno, allora sto cercando di capire in quale forma farlo crescere. Se come un portale delle residenze, come un ebook, solo che appunto, siccome come ben sapete in Italia è un po' complicato avere i finanziamenti per fare delle cose di cultura che non siano i restauri del Colosseo, non lo so. Comunque questo libro so che deve crescere perché è un settore che è poco noto. E in fondo sono orgogliosa di avere un po' aperto questa cosa e anche di aver messo in relazione autori che non si conoscevano prima e che non sapevano uno dell'altro di essere stati quei rari italiani che sono andati in questi posti, perché a me capitava sempre di aprire registri, la prima cosa che faccio quando arrivo in questi posti, apro i registri e comincio a scorrere i nomi degli ospiti. Prima che trovo un italiano, poi di solito sono traduttori letterari, sono traduttori anche in Irlanda, per esempio c'erano stati due o tre traduttori letterari che io conosco pure, tra l'altro molto bravi, sono traduttori di autori irlandesi, allora vabbè, non vale, però sono andati lì a fare delle ricerche e così via, però l'autore, cioè il poeta che parte per andare a stare un mese lì e scrivere il suo proprio libro che non abbia magari connessione col luogo, è più difficile. Tutto qui, direi. E sempre per ricordare com'è facile e com'è limpida, diciamo, anche la nostra amicizia, è bastata una telefonata. Tiziana mi ha chiamato e mi ha detto: ma voi avete una residenza creativa? Dico sì, ho mandato il materiale, e poi lei ha scritto e insomma poi finalmente è arrivata e in maniera assolutamente molto semplice e lineare, e quindi sono felice. Cosa che in Italia non succede, perché ho avuto un paio di altre testimonianze, cioè che appunto in Italia comincia chi ti manda, chi sei, che no. Raccontavo, tanto per non fare nomi, la Forzoli, che mi ha detto: parli con la mia segretaria. Ho detto: no, perché devo fare un'intervista a lei, non alla sua segretaria, quindi arrivederci e grazie, non l'ho messa nel cioè, ma chi sei veramente, suo modo? Mentre invece, non so, appunto a Bruxelles ti dicono: mi scusi, le posso rispondere la prossima settimana, perché questa settimana abbiamo, non so, un mega convegno. Va bene, non c'è problema. Però, capito? Sì. Questa persona che manca nel libro perché non, cioè, il libro continua era completa, oppure c'è scritto no, in un altro caso che non dirò ho messo che lei non l'ho messa proprio, no, ma in realtà io lo dico all'inizio a che questo è una selezione. No, no, hai ragione, infatti io lo dico intanto perché così mi metto le mani avanti, no? Così per prima di essere accusata di non essere completa butto le mani avanti. No, poi dico appunto che avvertenza ai lettori, il volume che avete tra le mani non intende essere un inventario esaustivo delle Writers' Houses, eccetera, eccetera, bensì una selezione scaturita da criteri personali di esperienza e di impostazione socioculturale, dunque del tutto opinabile. Quindi io ho chiesto, appunto, ho escluso quelli che sono alberghi a pagamento, ho escluso, che ne so, accademie nazionali, insomma, dire Villa Medici, che va benissimo, però non è una aperta a tutti gli autori, è per loro e l'Accademia di Spagna, che pure li conosco, sono simpaticissimi, però non è una cosa che riguarda. Quindi ho fatto una selezione, già così sono 406 pagine. No, in realtà scherzo, non è che non ho escluso nessuno volontariamente, solo che a un certo punto, come saprà chi fra voi scrive libri, a un certo punto si arriva a un imbuto di dover, io avevo tutto aperto, cose, materiali, eccetera, interviste non tradotte, perché poi non è che devi fare interviste in francese, le devi fare in inglese, insomma. E quindi a un certo punto l'editore ha detto: vabbè, però io questo lo vorrei presentare alla fiera del libro, della fiera della piccola e media editoria dicembre scorso. E io ho detto: oddio, voglio morire. Mi sono messa l'estate scorsa
a ottobre era in tipografia, quindi... L'hai fatto all'interno di una residenza oppure no? Sì. La parte, cioè il lavoro di... No, l'ho fatto all'interno di parecchie residenze negli anni. Poi la parte conclusiva, devo dire, in Italia sono stata ospitata da questa giornalista che sta a Caranzano, a... E la giornalista della Monica Lanfranco, la moglie, quella che lavora per, insomma, per vari giornali, eccetera, e ha creato anche lei questo posto che si chiama Altra Dimora. Dove? Che ha a Bologna? E a Caranzano Alessandria. Lei di Genova ha trovato questo posto. E lì è un po' particolare perché lei è una scrittrice femminista, è la direttrice, è fondatrice di Marea, eccetera, e quindi questo posto è per le donne e alcuni rari uomini di scelta. Caranzano Alessandro, quindi lì fanno convegni appunto sul femminismo, post femminismo, studi di genere, quindi è, per dire, soprattutto questo è un luogo di confronto tra donne di varie nazionalità, e lì sono stata ospite sua per quasi un mese e ho cominciato a mettere insieme tutto questo materiale, per cui è stato un precipizio, anzi devo dire che insomma, l'editore anche era furioso perché praticamente ho fatto le correzioni, gli ho fatto fare una corsa alle correzioni di una bozza di 400 pagine al suo correttore, delle tre torne piene poi di informazioni in tutte le lingue, così gli ho fatto fare le nottate. Qui mi ha detto, questo mese lo stipendio glielo paghi tu, mi ha detto al mio redattore, perché ha lavorato solo per te, tanto per dire, no? Che era proprio... Oh, quindi alla fine le cose sono state escluse perché come sempre, insomma, non esiste l'esaustività soprattutto su un argomento così, però è stato un punto di inizio. In realtà, siccome l'argomento continua ad appassionarmi e vedo che appassiona anche altri, vorrei trovare delle forme adesso, anzi con lui dicevamo li andrò a trovare a Civitella Ranieri, che non ho messo semplicemente perché non ho potuto avere in tempo le informazioni. Ma tu hai messo l'altra fondazione Rockefeller, Bogliasco. Ma lo sai perché? Perché lì ho avuto una testimonianza diretta di Ida Travi, di una poetessa, e allora a partire dalla sua testimonianza sono andata a prendere le informazioni, se no diventa una scheda banale, se tu non hai un'intervista, se non hai un'intervista, una testimonianza, cioè non è che io faccio... Poi da questo libro è scaturito, io ho guardato gli indirizzi e ho scritto e telefonato sia alla Pen Club che alla Fondazione Rockefeller. Pen Club mi ha detto parli con la mia segretaria, è finito lì. Pen Club Italia. Italia. Sì. Io ero iscritto. Ma ha risposto un siciliano, riconosco bene. Così, mi ha molto distanziato, diciamo, no? E invece loro sono stati carinissimi perché mi hanno subito risposto e mi hanno detto proprio accanto a lei, a Umbertide, c'è cioè Civitella, Diego Mencaroni, lui l'ho contattato, lui ha avuto la cortesia di venire prima a vedere la struttura e adesso insomma è qui con noi che ci racconta un po' che fate in questo castello magico. Sì, tanto ecco, prima che inizia a parlare, voglio dire un'ultima cosa, che quello che hai detto tu è importantissimo, il collegamento all'interno, per dire, le due strutture, una di Monica, che pure conosciute tutti per caso, nel senso che io facendo ricerca su questa cosa mi esco di nome, non è che sono amici. Adesso loro si sono conosciute, quella che sta a Torino e quella che sta a Alessandria, e stanno facendo un sacco di progetti insieme sulla science fiction delle donne, per esempio, non so, tutte e due, per dire, no? E questa cosa mi riempie di gioia, perché vuol dire che questo libro era esattamente lo scopo. Certo. Ok. È nato così. Quindi Diego, raccontaci di questo. Allora, io nel 2007 che abbiamo cominciato a contattare per proprio fare rete. Noi andare nelle residenze, magari venire un giorno a parlare di quelli che sono anche un po' le tematiche comuni e anche le risorse comuni. Quindi cosa è successo? Che quando Andrea ha contattato la direttrice di Rockefeller, Pilar Parasià, Pilar ha detto io non posso venire, però magari, ecco, siccome noi abbiamo questa rete di fondazioni americane, adesso arrivo proprio parto da questo punto, operanti in Italia, quindi siamo in contatto, lei ci ha messo in contatto ed ecco che sono qui. Per me innanzitutto è molto bello già vedere
il programma in funzione, essendo venuto qui prima che il programma fosse iniziato, quindi ho visto proprio l'evoluzione nel paesaggio, no? Landscape art, quello che voi fate, no? E questa è già una cosa molto bella. E poi ecco, aver conosciuto Tiziana, aver anche capito come mai forse noi non siamo nel suo libro, perché lo dice anche un po' quello che è il nostro motto che trovate proprio nella quarta di copertina. Civitella Ranieri è uno dei segreti meglio mantenuti nel mondo dell'arte. E forse questo è anche un nostro modo di essere. Nel senso che addirittura una volta c'era il cartello con scritto Civitella Ranieri, l'abbiamo tolto. Perché quello che veramente offriamo noi ad artisti visivi, scrittori e musicisti, è un programma di artisti visivi. E nel mondo dell'arte visiva ora comprendiamo tutto. Addirittura quest'anno abbiamo avuto il primo coreografo che è passato attraverso il mondo dell'arte visiva, perché lui organizza durante le presentazioni la coreografia con l'arte visiva. Oppure videomakers, oppure sì, quello è la parte fondamentale, il cibo. Però no, quello che dicevo è pensare di avere dalle 12 alle 15 persone provenienti da tutto il mondo, cercando di avere un'eterogeneità massima in termini di età, di campo e anche di paesi di provenienza, così che si crea una riproduzione su piccola scala del mondo. E questo mondo lavora Civitella Ranieri, perché quello che noi offriamo fondamentalmente è un premio. Il premio consiste in un regalo di spazio e tempo. Questo regalo di spazio e tempo significa che ognuno di questi artisti visivi, scrittori e musicisti, che noi chiamiamo fellows, borsisti in italiano, la loro non è una borsa di studio, è una borsa di lavoro, vengono a Civitella Ranieri per sfruttare al massimo 6 settimane. Voi credo che qui siamo pieni di scrittori, di artisti, e quindi voi immaginate per voi stessi avere la possibilità di avere 6 settimane da dedicare esclusivamente a voi stessi, senza pensare a niente, perché il nostro premio mette a disposizione viaggio, vitto e alloggio. E quando parlo di alloggio parlo di un appartamento privato e uno studio. Ovviamente questo concilia anche un po' con l'ambiente, con le persone con le quali uno si relaziona nell'arco di queste 6 settimane. Per noi consideriamo la nostra missione compiuta quando, al termine di una residenza, un fellow andando via ci dice: ho fatto in 6 settimane il lavoro che normalmente faccio in 3 mesi o in 6 mesi. Ora veniamo un attimino un pochino più a noi, anche a quello che noi abbiamo fatto negli anni. Civitella Ranieri è da 22 anni che esiste e nasce con una storia bellissima di una signora americana svizzera che passava le sue vacanze all'interno del castello del cugino. Il castello ancora appartiene alla famiglia Ranieri di Sorbello, che è una famiglia nobile perugina. Questa signora svizzera americana, prima di morire senza lasciare eredi, come in caso di tante altre residenze che abbiamo già sentito, lasciò il suo patrimonio perché venisse portata avanti la sua missione, il suo spirito all'interno del castello, e quindi è nata questa residenza per artisti. Dicevo prima con Tiziana, senza soldi non si cantano messe. Uno come trova come riesce a sopravvivere e a portare avanti un programma di residenze che comunque ha un valore significativo? Noi calcoliamo che ogni residenza di Civitella Ranieri vale per ogni borsista nell'arco di un anno un quanto come $35.000. È un sistema fiscale totalmente diverso da quello italiano ed europeo che quello americano. Il sistema fiscale americano che prevede, qualora vi siano investimenti in campi come quello dell'arte o diciamo in modo di essere benefattori in qualsiasi modo, i patrimoni vengono detassati, e quindi questo è il nostro caso. Abbiamo un patrimonio che produce delle rendite, se quelle rendite vengono tutte investite all'interno del programma, quel patrimonio non viene tassato. In Italia questo secondo me non sarebbe possibile, forse anche per una questione di mentalità, no? la famosa storia, come è fatto ad arrivare lì? È chiaro che noi abbiamo anche un patrimonio artistico da tutelare, che sicuramente è maggiore di quello statunitense. È chiaro anche che noi abbiamo un ministero per la cultura, per i beni artistici e culturali, per la cultura. Negli Stati Uniti c'è un qualcosa che non è un ministero, è un fondo, si chiama National Endowment for the Arts. Ora, succede quindi che l'Italia è uno dei posti dove questo tipo di programmi
attira più, perché forse nasce dalla prima accademia nazionale, che è quella americana, che era stata istituita a Roma proprio per lo studio di quelli che erano i classici, proprio perché, se voi pensate, noi portiamo a fare da Perugia, da Umberti, field trips, cioè dei viaggi che durano una giornata, i nostri corsisti li possiamo portare ad Arezzo, così che il compositore vede una città di Guido Monaco, cioè colui che ha inventato il sistema do re mi fa sol. Andiamo a Sansepolcro, andiamo a Perugia, vediamo Piero della Francesca. Quindi ecco, ci troviamo in questo ambito. L'Italia è un paese che potrebbe avere e che ha un'attrattiva e potrebbe averne ancora di più. Potrebbe averne ancora di più. Dovrebbe essere strutturato meglio, perché poi dovremmo perdere un qualcosa che è tipico della nostra cultura, che è l'autoreferenzialità. Penso al mondo, a quello che diceva Tiziana prima, proprio per riallacciarmi a lei sulle residenze, su come mai gli italiani non conoscono. C'è da dire che gli artisti visivi sono più consapevoli di questo, e noi abbiamo avuto molti artisti visivi italiani, un buon numero di compositori, anche se l'arte della il campo della composizione musicale è molto più una nicchia, pochissimi scrittori, vuoi un po' per il discorso della traduzione, che è lì dove uno basa la propria giuria, vuoi anche perché forse secondo me è uno di quei campi un pochino più chiuso e autoreferenziato. Ma veniamo invece a quello che diceva Andreina, cosa abbiamo fatto noi nel corso degli anni? Nel corso degli anni abbiamo compreso che proprio questo modo di essere a tavola, di stare a tavola, parlare di fronte al cibo locale, al cibo umbro, ha sviluppato dei bellissimi dialoghi tra i nostri corsisti. E questo ci ha portato ad aprirci anche a delle richieste che venivano, ad esempio, io quest'anno ho conosciuto la direttrice del Centro Internazionale contro la Censura. E quindi una signora Bunta che vive negli Stati Uniti, lei ci ha parlato, ci ha illustrato, ci ha raccontato proprio quello di cui spesso gli scrittori hanno bisogno di spazi. Quest'anno a Civitella della Neri abbiamo avuto uno scrittore algerino molto famoso, Kamel Daoud. Ebbene, Kamel è stato colpito da una fatwa, quindi lui vive in situazione di protezione, però allo stesso tempo ha bisogno di trovarsi in situazioni come la nostra. Paradossalmente noi eravamo talmente contenti che lui ci fosse che l'abbiamo messo ai 4:20 che Kamel Daoud veniva da noi. Appena arrivato Kamel ci ha chiesto di togliere il suo nome dal website e lui ha partecipato, è stato bellissimo, vi dico, è stato un momento anche molto, molto crudo, perché era il momento dell'attentato di Nizza, il momento e Kamel mi ricordo che quando è ritornato in Algeria, è stato il giorno dopo l'attentato di Nizza, ci ha scritto: io vi posso solamente dire questo di Civitella Ranieri, che noi tutti, che voi tutti siamo dalla parte giusta, quella del dialogo, quella dell'intelletto, quella dell'essere uomini del XXI secolo. E come lui abbiamo avuto ad esempio una ragazza egiziana, la più giovane artista che mai è stata a Civitella, 21 anni, che fa un genere d'arte nuovo, ma allo stesso tempo difficile. Lei nasce durante la primavera araba, a 18 anni è una graphic novelist, quindi fa dei fumetti, con una eroina che combatte il machismo nella società araba, ma anche l'islamofobia. Bene, ovviamente anche lei a 21 anni già si trova in una situazione di difficoltà. E non da ultimo, sempre poi, è un po' assurdo perché io parlo solamente di Medio Oriente, come sembra chissà che cosa, però quello che è successo negli ultimi anni, un drammaturgo siriano, Mohamed Al-Attar, che è venuto a Civitella Ranieri e quando ha finito il suo soggiorno non sapeva dove andare perché era in attesa di asilo politico per la Germania, siamo riusciti a farlo arrivare in Germania. Poi Mohamed ha fatto un progetto bellissimo, riuscendo tramite questa rete che poi si viene a creare, per questo per noi è molto bello, per me è molto bello essere qui, tramite questa rete noi siamo entrati in contatto con un'associazione, una fondazione francese che poi è anche vicina alle Marche, perché è il Fondo Roberto Cimetta, e abbiamo ritrovato ecco, c'è Matthew per esempio, che è uno dei nostri borsisti che ci è venuto a trovare.
e quindi era Fano e lo hanno accompagnato, quindi perché lui ha famiglia e ha ritrovato la sua famiglia dopo tanto tempo, e lui è un compositore americano di origini fanesi, questa l'ha scoperto, è una cosa fantastica, sì. E quindi la dicevo, questo fondo Roberto Cimetta, abbiamo ritrovato Mohamed a Marzia a marzo quest'anno e lui è riuscito a portare avanti il progetto che stava facendo Civitella Ranieri, quindi livello di residenze e residenze, perché questa è anche una cosa molto interessante, che di fronte anche a certe difficoltà gli artisti, gli intellettuali di certi paesi, se trovano un canale, se trovano questa, diciamo, rete di residenze, possono loro a loro volta riuscire a portare avanti un progetto. Quindi quel progetto è iniziato a Civitella Ranieri, è finito quest'anno a giugno al Napoli Teatro Festival. Lui è riuscito a scrivere la sceneggiatura, andare in Francia, a chiedere a questi francesi che lo ospitavano, che gli avevano dato questo fondo, a chiedere a loro di poter portare tutta la produzione siriana. Quindi tutto lo sceneggiatore, ma non solo, il regista e gli attori vivevano in questa residenza a Marzia che si chiama Frisch Label, e loro hanno fatto questo progetto. Ecco, tutto questo per raccontarvi un po' dell'esperienza di quello che è un castello come Civitella Ranieri, ma di tutte quelle che sono anche le connessioni che possono nascere, che poi creano, ecco, solamente tantissimo dialogo, e quello che a noi piace, quello che proprio è questa totale apertura verso il mondo. Chiudo dicendovi che forse noi da circa 10 anni, avendo proprio proiettato ed evoluto sviluppare il nostro programma in un certo modo, senza aver saputo come e perché, siamo andati a finire in una rivista americana tra le più lette nel campo dell'arte, in cui Civitella Ranieri è stata considerata tra le 10 migliori residenze, programmi di residenza nel mondo, e noi di questo ne siamo solamente orgogliosi. Grazie. E grazie a tutti. Lo chiedo a tutte e due, come mai le istituzioni italiane, perché so che ci sono delle cooperative che magari si organizzano un po', ma o privati, eccetera, ma possibile che si riesce a far capire l'importanza alle istituzioni, sia al Ministero ovviamente della Cultura, sia insomma, ecco, sia questi degli interni che si dovrebbero occupare dei richiedenti asilo, no, poi intellettuali magari lo rimandano all'altro Ministero degli Esteri, non lo so. Qual è la mia esperienza, poi magari lui dirà la sua. Cioè, la mia esperienza è che le istituzioni, il Ministero della Cultura, nel migliore dei casi, cioè volendo prendere positivamente, quindi lasciando cadere ogni polemica, e si occupa dei beni culturali, ma non, cioè del patrimonio culturale, ma non della cultura in atto, perché la cultura in atto mi sembra, poco storicizzata in qualche maniera, per cui preferisce occuparsi soltanto della tradizione della cultura italiana, che ne abbiamo tante indubbiamente, però. E quindi c'è questo. E poi. Forse neanche lo sanno. No, guarda, guarda, l'unica istituzione che ho messo in. Franceschini, come si chiama, non lo sappia. Cioè, una lettera gli dice, guarda caro, che c'è là il mio libro, Franceschino. Ce l'ha. Dico che forse semplicemente è comunicazione, magari. Guarda, l'unica luogo istituzionale che io ho messo nel mio libro in Italia, e quindi pagato con soldi pubblici, è la casa delle traduzioni, che è a Roma, che fa parte dell'istituzione Biblioteche di Roma. E che io conosco bene perché sono stata consulente esterna per l'altro periodo di Veltroni, per le iniziative delle biblioteche di Roma per 6-7 anni. A un certo punto poi, caduto Veltroni, è venuto Tizio Caio, come si chiamava, Levanno, e tutto finito, non hanno più preso i consulenti esterni come me, eccetera, eccetera. Quindi anche tutto si è un po' ristretto, purtroppo, perché questa era anche una bella cosa, questa della casa delle traduzioni, hanno una piccolissima foresteria. Ecco, questa è l'unica struttura che io sono riuscita a trovare, che ho censito, pubblica,
in Italia, c'è una cosa che ha raccontato e non ci si crede, però è anche vero che non c'è volontà, perché io quando ho chiesto, tu eri presente quando la Costa ha detto del mio libro che apriva una strada tutta nuova, e io poi gli ho detto bene onorevole, dico allora cavoli mi fa, allora lì scappa, cioè nel senso che dico va bene, va tutto bene, dico, però allora che cosa si può fare, cioè ad esempio se io voglio fare un portale o appunto per tenere informato il mondo dell'arte, della scrittura rispetto a queste cose, cioè esistono delle linee di finanziamento, ma vi fa e finisce tutto, però mi chiedevo scendendo un pochino più basso del governo, chissà se le regioni possono in qualche modo volevo fare qualche cosa, farvi presente l'esperienza nostra, perché quello che dice Tiziana è totalmente giusto, soprattutto per quanto riguarda proprio il governo centrale, ma l'ho detto prima, anche il fatto che è un sistema fiscale, anche un sistema di gestire la cultura totalmente differente. Da un lato posso adesso essere malizioso e qui in questa serie dire anche che il nostro sistema spesso crea delle clientele che sono anche volute. Però io dico anche il rapporto che noi abbiamo, è vero, in una regione molto piccola come quella dell'Umbria, in una municipalità, in un comune molto piccolo come quello di Umbertide, perché Umbertide alla fine ha 15.000 abitanti, noi abbiamo un buon rapporto con le istituzioni. E quando dico buon rapporto significa che comunque sia le istituzioni sono consapevoli della nostra presenza, noi abbiamo delle forti ricadute sul territorio a livello proprio di se nel corso degli anni, vi faccio un esempio, c'è un quadro di William Kentridge che è intitolato Cena a Perugia, è chiaro che William Kentridge è lo stesso che ha fatto quei meravigliosi murales lungo il Tevere a Roma, quindi è chiaro che per loro questo è un progetto a lungo periodo che va bene. Con Umbertide noi, adesso insomma, posso dire questo, abbiamo le porte aperte ovunque, qualsiasi cosa noi chiedessimo al sindaco in questo momento, ma non chiediamo chissà che cosa, però comunque abbiamo un ottimo rapporto e questo ci ha portato anche ad avere dei legami non solo con le istituzioni ma anche con le realtà produttive, e quindi ad esempio c'è lì molto forte la realtà della ceramica tra Umbertide e Deruta, i nostri artisti visivi hanno spesso lavorato in ceramica, e vi dico adesso abbiamo un artista visivo iraniano, Shapur Puyan, che dopo un periodo di residenza a Civitella Ranieri è stato finanziato dalla sua galleria in Francia per tornare a parte da Civitella 3 mesi a lavorare in un atelier di ceramica lì a Umbertide e fare 40 pezzi per la sua galleria. Ma questo nasce anche da un legame con le istituzioni. Abbiamo avuto anche dei legami, per esempio noi, con la Casa della Letteratura di Roma. Sì. Cioè questi sono legami che è chiaro nascono magari dalla presenza di alcuni nostri scrittori lì a Civitella Ranieri, quindi, oppure con un festival che è totalmente finanziato dalla Regione Umbria, che è un festival di letteratura latinoamericana, e quindi questo fa sì che una cosa che potrebbero fare le istituzioni che in parte fanno, per esempio noi con il festival di letteratura latinoamericana, tra i nostri nominatori ci sono i direttori di questo festival, che sono, ma con lì lo fate sul latinoamericano? No, anche con loro, con i fratelli Giovanni e Rocco Lozzini, non so se li conosci. No, forse del Lila, ma insomma con c'è anche l'istituto latinoamericano, c'è, adesso mi ricordo il professore di Napoli, anche lui scrittore, in ogni caso, loro per esempio fanno con noi, hanno un rapporto di nominator, quindi loro ci propongono degli scrittori che partecipano alla selezione. Se questi scrittori vengono giudicati, cosa succede? Loro ovviamente ci forniscono il top che loro possono fornire, perché sanno bene che se questo scrittore vince la fellowship a Civitella Ranieri, questo viene a Civitella Ranieri e durante il suo periodo di residenza va al festival a tenere le sue cose. Quindi tutto sul livello intermedio delle amministrazioni credo che se uno ci lavora ci sono possibilità. Certo, uno non deve dipendere da loro,
No. Assolutamente. E infatti stavo dicendo questo perché voi vi sostenete da soli. Uno non deve dipendere, certo, da loro, però sicuramente la sinergia è importante. Quello che però sarebbe da capire è se in Italia sarebbe possibile riuscire ad avere un programma di residenze per artisti che, se non sovvenzionato dallo Stato, perché sarebbe molto difficile, potrebbe in un certo senso avere delle agevolazioni e degli sgravi, proprio perché facendo quel tipo di attività uno va a favorire la cultura contemporanea, cosa che però nel nostro paese, come diceva Tiziana, adesso non la mia, cioè vedi Diego, uno come Diego Dalla Valle alla fine sceglie di fare la protezione del Colosseo, non di sostenere gli scrittori e gli artisti contemporanei. Sì, forse l'ho detta male, incompleta, nel senso che le regioni possono fare qualcosa, non regalandovi del denaro, oppure, ma fare una legge dove dice legge regionale numero, sono tutelate le residenze creative, eccetera, eccetera. Magari facendo dei progetti europei, io dico una regione, ma se già nelle Marche, forse le Marche non sarebbero due regioni, in accordo. È una cosa fattibile che manda andare dal ministro, ma ne vengono, poi non incontrano nulla perché sono gli altri che dicono cosa fare. Chissà se nelle regioni si può eventualmente fare quanto male, quanto per presentare un progetto, una volta perché si può fare, i finanziamenti europei ci sono per l'attività culturale, e si può fare direttamente a Bruxelles oppure tramite la regione, però è una norma, due righe, dire vediamo, non so, era questo che volevo dire. Poi certo ci mancherebbe altro che qualunque cosa fate non venga sorretta in ogni modo, con tutte le porte aperte fino a un certo punto, tutto tranne e poi quello che magari può essere più efficace, le leggi che difendono quello che fanno. Aggiungiamo dal pubblico anche una voce di Elvio Moretti, che è il nostro vicepresidente dell'Associazione Culturale. Sì, nonché docente dell'Università di Urbino. Quello non importa, sì. Nostro vicepresidente, basta. Visto che si parla di istituzioni, quindi anche al di fuori di quello che è il mio ruolo di docente, ma comunque sono tenuto nella mia attività a partecipare ai consigli di dipartimento della scuola, senati accademici, consigli di amministrazione, eccetera. Le amministrazioni, anche per rispondere a quello che diceva ora Camillo, hanno sostanzialmente delle regole, dei regolamenti. Per esempio, fino adesso si è parlato molto di artisti o gente comunque, scrittori, eccetera, eccetera, che sono già a un certo grado di istruzione, che sono, tra virgolette, potrei dire, autonomi, comunque hanno già una loro formazione. Noi abbiamo costantemente, da molti paesi, anche dal mondo arabo, mi riferisco per esempio nel nostro caso, abbiamo un Tempus, un progetto europeo Tempus con la Tunisia sul campo del restauro, quindi anche il restauro di quelli che sono tutte le opere non legate alla nostra cultura, ma legate alla cultura di tipo arabo e quindi di tipo musulmano in genere, quindi anche ci vogliono degli islamisti, non è che servono soltanto i professori che sappiano tutto del Rinascimento, eccetera. Queste istituzioni fanno una fatica terribile, perché comunque, Camillo, se tu vuoi partecipare a un progetto europeo devi aspettare una call. La call deve avere un determinato target, ci devono essere determinati paesi, tu non ci puoi mettere l'Ucraina se loro ti dicono che ci devi mettere, che ne so, la Bulgaria. Ecco, quindi in tutto questo noi facciamo una fatica terribile da questo punto di vista. E avere uno studente che viene da un paese estero, noi dobbiamo verificare, per esempio, per poterlo inserire in un programma di formazione che lui conosca almeno la lingua italiana per poter seguire un corso universitario. C'è un esame da sostenere, questo lo possono fare gli istituti di cultura all'estero o noi. Quindi è impensabile, cioè, per quella che è la mia esperienza, che dal basso possa arrivare un tipo di
sblocco del sistema di questo genere, cioè è chiaro che questi sistemi vanno affrontati dall'alto. Ci sono problemi enormi da questo punto di vista sulla cultura, perché io se faccio un esame in una università qualunque del mondo devo sapere che tipo di esame ho fatto, come si chiama quel corso, se è confrontabile col mio. Non è così semplice quando si entra nello specifico arrivare a questo tipo, diciamo, di scambio. Finché restano, diciamo, nel privato va tutto bene. Quando diceva Andrina coinvolgere le istituzioni, che sia un ministero dell'interno, che sia un ministero dell'università e della ricerca, o che sia il ministero dei beni culturali e del turismo, e o si seguono determinati canali che sono quelli istituzionali, o altrimenti a mio avviso non se ne viene a capo. Volutamente fino adesso non ho parlato di soldi, ma vi assicuro che il consiglio d'amministrazione dell'università, se vede che c'è qualcosa che deve dare un servizio ma quel servizio non è coperto, non lo accetterà mai, perché giustamente se mi si chiede un pareggio di bilancio io poi lo devo raggiungere. Senti, alcune volte basta il dialogo, cioè la sinergia tra le cose, cioè faccio un esempio, se quando io sono stata in Danimarca e uno dei servizi offerti agli autori residenti danesi, che erano lì quel momento, era di avere per il festival finale la traduzione, cioè, questa è una cosa che hanno fatto in sinergia con il Dipartimento di Italianistica dell'Università di Copenaghen. Quindi, ma già da prima, una convenzione, un esatto, formale. Non è che in quel momento hanno messo l'annuncio alla radio, cercasi italianista disperatamente, no? Cioè, c'è una sinergia già da sempre di questa residenza per artisti, per scrittori soprattutto, ma sì, diciamo quelle soprattutto per scrittori, con i diversi istituti universitari, con i diversi istituti di cultura, eccetera. E quindi c'è questa cosa per cui non è che devi 10 volte, quello già professore per dire pagato, insomma, è pure ordinario di letteratura italiana all'università, quindi non è che ha chiesto in più per questo lavoro qualcosa, ma rientrava in un suo progetto di ricerca, è stato interessato a conoscere un'autrice italiana, abbiamo parlato a lungo, abbiamo scoperto di, insomma, abbiamo parlato di poesia contemporanea, lui la sua conoscenza si fermava agli anni 70 perché l'ultima non è nemmeno tradotta, non è nemmeno attingibile, quindi sono state conversazioni interessantissime, senza che nessuno sborsasse niente, perché già l'università ha i suoi ruoli pagati e veniva semplicemente attivata una sinergia, una convenzione, perché questi si rendevano disponibili a lavorare con questa residenza che si chiama HALD, Housing Literature in Denmark, eccetera. E a volte basta parlarsi, no? Sì, sì, ma è quello, giustamente, quello che è totalmente corretto, quello che lui ci diceva è che è chiaro che aspettarsi adesso dall'amministrazione qualsiasi cosa è inimmaginabile. Quello che invece giustamente dice Tiziana è la possibilità di avere delle sinergie che siano consapevoli di avere, è semplicemente anche uno scambio, il famoso DOCDES, nel rapporto che per esempio noi abbiamo avuto con la Casa della Letteratura di Roma, cioè assolutamente la Casa della Letteratura di Roma, quindi il Comune di Roma non ha dato un soldo alla Civitella Ranieri, noi da fondazione americana non possiamo andare a finanziare niente al di fuori della nostra attività, però questo tipo di sinergia, questo tipo di scambio ha fatto sì che magari c'era un artista, lo scrittore mozambicano Miyakoko Civitella, che è andato al festival della Casa Letteratura, è stato organizzato poi un reading. Sono d'accordo, in questo modo tu arrivi, noi con la Casa degli Artisti come scuola di restauro abbiamo una convenzione, loro non ci pagano, noi non paghiamo, i nostri allievi hanno bisogno di restaurare delle opere, loro hanno le opere che vanno restaurate e porteremo due opere, lo dico ufficialmente, al Salone del Restauro di Firenze, restaurate dai nostri studenti, ed erano opere della collezione della Casa degli Artisti. E questa è bellissima, è buona pratica, si chiamano in Europa, no? Ecco. Best practice. Però io, di quello di cui parlavo, era il gradino superiore, istituzionalizzare. Noi abbiamo problemi per esempio con l'Erasmus, con determinati paesi con cui non riusciamo a avere uno scambio, eppure si parla dell'Erasmus come una delle cose che dovrebbe essere il motore di sviluppo della futura Europa, no? Se non altro. Ecco, questi sono problemi che dovrebbe, però il mondo della cultura non può dire vabbè c'è la
caviamo da soli, quindi questi problemi non esistono. Questi problemi ci sono, sono problemi reali che le istituzioni danno, affrontano. L'università nel suo piccolo, mi riferisco alla nostra Università di Urbino, per esempio, ha attivato quella che viene chiamata la terza missione. La prima missione è la didattica, la seconda missione è la ricerca, la terza missione è il rapporto con gli enti locali. Mission impossible. Le posso dire questo, questo è quello che fanno determinate istituzioni, però ecco, al di là di questo poi i problemi esistono, insomma, non te li nascondo. Nell'esempio, ripeto, Umbria è una regione più piccola delle Marche, una regione, però lo scorso anno è stata fatta una legge regionale, ovviamente Civita Guaraniense non è stata minimamente toccata, non era neanche nel loro, diciamo, nella loro idea, però sono state tra virgolette istituzionalizzate, quantomeno è stato fatto uno start-up per 5 residenze per artisti, soprattutto legate al teatro e ovviamente legate anche a tutta una serie di realtà, di situazioni che sono lì nella regione della Terni, Spoleto, a Perugia. Sono state fatte queste 3 residenze dove fondamentalmente sono delle case, come andare a congelare degli spazi, ma in questo modo si cerca di sviluppare meglio proprio il rapporto, anche il momento di vivere in uno spazio e un luogo e dedicarsi in quello spazio e in quel luogo ad una determinata. Queste sono piccole idee, però è chiaro, come qui, come cioè, residenze private, però poi io ripeto, l'aspetto pubblico me ne guarderei e io penso, è una questione di mentalità, è una questione anche proprio di tasse, di sistema fiscale, perché il sistema fiscale nostro non è quello americano. Sì, l'altro...